Ciao, sono Maggio. In occasione di questo Steam Next Fest 2023 di inizio anno ho modo di provare anche la demo di System Shock, il remake di System Shock, la nuova demo, l'ultima prima dell'uscita del gioco. Infatti l'hanno chiamata beta demo. Cosa andremo a vedere? Le prime fasi di gameplay, quindi saltando quella che è la trama, cercando di girare anche abbastanza allo scazzo perché voglio vedere più cose possibili. In tutto in pochi minuti, chiaramente, quindi inutile metter a fare puzzle game o roba del genere. Adesso basta chiacchiere e ce lo vediamo. Bello che il tutto parta con la grafica che sembra quella vecchia, per poi essere catapultato una volta fuori da qui da questo scanline nella grafica ad andarsene verso una grafica molto più pulita, ovviamente. Però è un buon tocco di classe quello di farlo vedere in quest'ottica qua. Tra l'altro si pubblicizza anche Prime Matter, che sono coloro che hanno diciamo distribuito il gioco. Questa è l'ultima demo prima dell'uscita del gioco, quindi è una demo nuova rispetto a quelle di qualche anno fa, e si spera che sia veramente molto vicini al risultato finale. Allora, come vedete, le scanlines sono andate via, la grafica è impostata al massimo, sembrerebbe che sia anche piuttosto fluida. C'è un bel motion blur che, se vi dà fastidio, sarà sicuramente disattivabile. Ma adesso andiamo a vedere quello che è il gioco di per sé. Cosa dobbiamo fare? Parte sentire la radio, ovviamente. Ci dicono di andare qua, quindi clicchiamo qua. Col destro. Ci laviamo il viso. Dobbiamo usare il nostro spazzolino vibrante. Non mi è chiaro cosa devo fare. Penso che uscirò da casa. Da di qua. Come si esce? Basta, la radio non ci interessa. Voglio uscire però. Sì, a parte attivare la... Oh, andiamo al computer. Login. Sì, continua. Bene, accesso non è consentito. Bene, tutti gli accessi non vanno. Fantastico. Come vedete c'è un mix di grafica nuova e di grafica vecchia. Cioè della roba che ha incredibilmente un livello basso di poligoni barra di texture, tipo i tappi della bottiglia stessa. Un po' tutto in una sorta di mischione fra pixel art e non pixel art. Sta arrivando qualcuno alla finestra, come vedo. Ottimo. Bene. Si diceva? No, tutto a posto qui. Come girati? Eccoci. Ma perché? Perché dobbiamo partire ammazzati in questo modo? Ecco. Dove ci portano? Ok, nell'ufficio di Diego. Bene. Chi è Diego? Scopriamo chi è Diego a breve, mi sa. Ok. Quello che dico rimane qua. Siamo portati da incappucciati. Ma non ci interessa la trama. La trama la vedremo nel gioco definitivo. Adesso andiamo al gameplay, su. No che non ci interessi, è che avendo da mostrare un'anteprima andiamo a vedere intanto le fasi di gameplay per vedere se c'è qualcosa di effettivamente interessante. Ok, andiamo verso quello che ci viene segnalato di essere preso. Oh, sbabam. Lo teniamo per fare un attacco più forte oppure pigiamo una volta per un attacco leggerino. Ok, qua che ci abbiamo da prendere. Ok, il navigation che ci dice dove andare, immagino. Dove dobbiamo andare? Apriamo a botte la porta? No. This door is locked. Ok. E in basso è comparsa la mappa intanto. Accattiamo il raccattabile. E cerchiamo una via d'uscita alternativa. Ok. Con 8 abbiamo il medipack. Find the star that is cast. Dove la trovo la carta per... forse qui dentro. Eccola. Che comodità. Molto conveniente, direi.
Adesso abbiamo anche un orologio multifunzione. E mettiamo la carta, ci aprono. E a breve inizieremo a mazzolare il mazzolabile. Vieni via, vieni via, esplode. Bam. E bello, è morto? Beh, ora direi di più. Che si fa? Ci si mette qui, eh? Ci curiamo. Ma eravamo full, mi pare, no? Però ci rifulliamo del tutto. Healing suite, quindi serve esclusivamente per questo. Rubiamo il rubabile, tutto. Prendiamo tutto. Non si sa mai, magari non ci si può tornare. Meglio prenderla ora la roba, che del domani non v'è certezza. Con tab vedete il vostro inventario, dove avete preso di tutto. Avete preso la qualunque e non è detto che vi serva. Tra l'altro occupa degli slot la roba nell'inventario, quindi ci dice anche che abbiamo, vedete, la descrizione di quello che è. Adesso continuiamo il nostro giretto. Ci attacchi? Ci attacchi, sì. Ma noi ti mazzoliamo prima, quindi vieni qua, muori, vieni qua, muori. Era colpo di grazia. La grafica è veramente strana, perché da certi punti di vista non ricorda per niente la pixel art. Poi la guardi meglio e ti accorgi che c'è tanta pixel art. Come si fa per aprirti in due come tuo amico? Non vuoi morire? Vabbè, mettiamo che sei morto. Anche te non stai bene come telecamera. Ok, lì ci vuole chiavi d'accesso, più uguale. Ci vogliono chiavi d'accesso ovunque. Maledetto futuro che richiede chiavi d'accesso per qualunque cosa. Proviamo anche il Berserk dopo, eh. Mio amore per te ha scatenato Berserk. Qui abbiamo da lootare un tizio. Human corpse, vedi, non c'è nulla. Però gli possiamo mettere nel suo corpo un bel vassoio, perché ci stava bene. Ok, andiamo a mettere roba che con F si potrebbe andare a leggere, ma non ci interessa in questo momento. Lo scalpello, ci voleva lo scalpello, e poi in realtà è il bisturi in italiano, scalpel in inglese. Ok, ridiamo energia. Le porte sono sempre chiuse però. Oh no, dovevo leggere quindi davvero qualcosa. Cos'è questo? Dai, dai, aiutami a entrare, su. Questo è il codice. Dacci il codice, bastardo. Dov'è il codice? Dov'è il codice? Pure aprile manualmente, va bene uguale, importa assai, non è che... dov'è il codice? Dov'è il codice? Door in motion. Allora, vediamo se abbiamo un codice qui. No. New code 451, vai, gas. Come no? È quello il codice. Vero che è quello il codice? Lo puoi confermare? Guarda, mi sparo anche il berserk, guarda. Berserkati. Ah, ora sì che prima no. Dio Cristo, che legnate e tiro ora. Sfruttiamolo, sfruttiamolo. Bam. Apriti porta. Devo venire a mazzolare tutti. Madonna, il berserk che male che fa. Tra l'altro non sto neanche più usando la mazza come prima. Madonna, è botte e tiro. Ma no, l'ho devastato. L'ho aperto in due. C'ha addosso lui? Niente. C'hanno nulla. Oh, te? Inizio a vedere le cose che non ci sono. Non è bello, non è bello.
Non è bello che riesca a vedere cose che non dovrei vedere. Oh no? C'è un puzzle. Ok. Energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. Non vedo il verso. Ma dove vogliono che arrivi? Così mi sembrava una risoluzione valida. Beh, ora il puzzle game fatto proprio in una demo veloce mi sembra un po' troppo, eh. No, noi vogliamo le mazzate. Poi ce lo vediamo con calma il puzzle game. Qui ci vuole la carta. Si è piegato subito al mio volere. Oh, vedi, c'è anche una bella consumabile. Si può consumare? Use. Ah, ora sì, droppalo. C'era anche Vaporize. Ah, guarda che carino. Molto carino. Non c'è nulla di drop. La mia... ah, da lì. Quello lì, ok. Più roba, più drop. Ah, il sistema di combattimento è carino. L'illuminazione è bella. È tutto molto fluido. Direi che lo spirito di System Shock si sente. L'illuminazione è carina davvero, dai. Niente male, niente male. Vieni, vieni che ti sento ansimare. Vieni qua. In alto a sinistra è il nostro stato di vita. Non è dei migliori. Mai troveremo un healing station. Ci dovremmo buttare dentro. Dove si va a finire? Dove si va a finire? Dove vogliono andare a parare? No, andare a parare nel gioco. Perché questo è un video introduttivo sulla demo pre-gioco. Si interrompe qui. Guardate che bello. Spero che il video vi sia servito a capire se vale o meno la pena di buttarlo nella wishlist e comprarlo al day one. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!